Allora, io sono sempre molto contenta e quando un importante ospite torna nel mio liceo, e soprattutto se si tratta di Ferruccio De Bortoli, che abbiamo avuto l'onore di avere lo scorso anno, ha presentato il suo libro e Poteri forti, e ritorna, devo dire che l'anno scorso io ho chiesto a Ferruccio De Bortoli di darmi un'idea su un progetto da realizzare quest'anno, e lui mi ha detto di fare qualcosa sul bene comune, sulla cittadinanza attiva, e devo dire mi ha dato anche grandi consigli, perché mi ha aiutato nella scelta dei relatori che abbiamo avuto quest'anno. Quindi per me è un piacere immenso aver realizzato qualcosa che mi è stata consigliata da lui. Ferruccio De Bortoli, già direttore del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, editorialista adesso del Corriere della Sera, presidente dell'associazione Vidas, che si occupa di persone, penso che siano malati terminali, penso, no? Sì, quindi molto attivo dal punto di vista sociale. Una bella persona, dico io, perché è una persona che vive, ma si dedica a coloro che soffrono, riconoscendo il valore della vita. E io penso che questo sia fondamentale. Per cui è un grande esempio di sicuramente direttore di un giornale, di giornali importanti, ma soprattutto un uomo che ha dei valori forti e che trasmette, che mi auguro trasmetta anche a voi. Io il tema di oggi, Costituzione, libertà individuale e bene comune, il valore del volontariato. A dialogare con Ferruccio De Bortoli, il professore Conte, docente di filosofia, loro dialogheranno trattando i temi che sono previsti per l'incontro di oggi, e poi Ferruccio De Bortoli risponderà alle vostre domande. Passo la parola al professore Conte e ringrazio ancora Ferruccio De Bortoli di essere qui nel nostro liceo. Grazie. Bene. Buongiorno a tutti, chiaramente anch'io ringrazio, devo dire che sono veramente onorato di poter dialogare, non capita tutti i giorni, francamente, ed è veramente un onore immenso, ma anche una grande responsabilità di cui veramente sento il peso, perché abbiamo una personalità che può veramente darci delle indicazioni profonde, conoscendo le dinamiche che guidano, hanno guidato e guideranno anche questo nostro paese. E ciò di cui parleremo oggi, come ha detto prima la dirigente, è un tema estremamente ampio che coinvolge più aspetti, ma che parte chiaramente dalla Costituzione italiana. Libertà individuale, bene comune, volontariato, sono temi che ci coinvolgono direttamente, che ci accompagnano passo passo in ogni momento della nostra vita, perché in ogni momento della nostra vita siamo chiamati a riflettere su questi temi, su questi argomenti, e a dimostrare che non sono solo parole, ma sono veramente fatti che comportano solidarietà ed impegno reciproco verso gli altri. E si tratta di capire se questo è solo un sentimento che noi avvertiamo o se è qualcosa che è condiviso da tutti e che magari trova dei riferimenti che sono anche dei riferimenti importanti a livello normativo e a livello normativo alto, come può essere appunto la Carta Costituzionale Italiana, dove, sapete bene, ci sono i principi fondamentali che regolano non soltanto la nostra convivenza civile, ma la nostra stessa vita sociale e in parte anche privata, in quanto il privato non può neanche essere separato completamente dal pubblico e dal civile. E dicevo, conoscete, perché questa scuola da tempo ormai ha affrontato il tema della Costituzione e ha cercato appunto di
dare un quadro generale e anche dei riferimenti particolari rispetto a quello che la Costituzione rappresenta per il nostro Paese e le prospettive future, ma anche il momento della sua nascita. Ieri abbiamo avuto Cassese, Sabino Cassese, con il quale abbiamo dialogato proprio sulla nascita e l'evoluzione della Costituzione italiana. Seguendo questo filo rosso, insomma, di questi nostri incontri con Ferruccio De Bortoli, oggi parleremo e approfondiremo alcuni temi legati alla Costituzione. Costituzione, e questo è un anno particolare, siamo nel 2018, sono 70 anni dalla promulgazione della Costituzione italiana, promulgata appunto il primo gennaio proprio del 48. Se vogliamo, c'è un altro documento ed è una data importante anche che caratterizza per il tema che oggi affrontiamo la ricorrenza di quest'anno. Sempre nel 48, solo alla fine del 48, viene prima la Costituzione italiana, e questo è importante, viene anche promulgata, viene firmata a Parigi in realtà la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, era il 10 dicembre appunto del 48. Due documenti importanti, due documenti rivoluzionari per l'epoca di cui stiamo parlando, rivoluzionari perché scaturivano da una dimensione storica molto particolare, una dimensione storica in cui l'umanità aveva vissuto un momento drammatico, e l'Italia in modo particolare, non solo la dittatura ma anche la guerra, poi la scoperta delle leggi razziali, prima l'evento delle leggi razziali, poi la persecuzione degli ebrei, le sperimentazioni mediche, parlando anche di volontariato, che hanno caratterizzato appunto questi periodi. E per intere generazioni, per un'intera generazione che era vissuta con principi e con valori, che erano appunto quelli della dittatura, la Costituzione ha rappresentato qualcosa di straordinario, un'apertura mentale e rivoluzionaria importantissima. Per capire la rivoluzione della Costituzione forse bisognerebbe comprendere come quelli che per noi sono oggi diritti scontati, all'epoca non lo erano, e la Costituzione è andata a trasformare, poi passo appunto la parola al dottor De Bortoli, ha trasformato in diritti ciò che fino a quel momento erano reati. Parliamo della libertà individuale, parliamo della libertà di parola, parliamo del diritto di sciopero, parliamo per esempio dell'associazionismo, ciò di cui parliamo, il diritto di associazione. Ecco, la Costituzione ha rappresentato questo, una svolta epocale rivoluzionaria nel campo specifico. Nel tema di oggi, Costituzione, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, entrambe nelle loro primi articoli, nei primissimi articoli, proprio rivendicano la Costituzione nell'articolo 2, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nell'articolo 1, rivendicano questo ruolo sociale dell'uomo, il fatto che i diritti umani, i diritti delle persone, in qualunque ambito, in qualunque sfera, possono essere garantiti solo all'interno di un contesto di solidarietà sociale. Quello che emerge è quasi una considerazione. Già all'epoca, nel 48, si era consapevoli che se si vuole diritti, se si vuole libertà, se si vuole la garanzia del benessere comune, del bene comune, questo può avvenire solo all'interno di un contesto comunitario. Solo il bene comune garantisce le libertà individuali. E questo è il quadro all'interno del quale possiamo orientare il nostro discorso di oggi? Bene, grazie. Professore, grazie a tutti voi, grazie alla professoressa Corrado che mi ha invitato per la seconda volta nel vostro liceo. Io ambirei ad essere a questo punto studente onorario, quindi non so se è una carica che voi prevedete, però insomma io sarei anche molto onorato di poterla avere. Ecco. Il tema che abbiamo così discusso a lungo con la professoressa Corrado in questi mesi, insomma, voi avete avuto ospite ieri il presidente emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, tra l'altro una persona di straordinaria chiarezza e profondità del suo pensiero, quindi io credo che abbiate avuto un incontro che resterà nella vostra memoria, che farà parte anche della vostra formazione di cittadini. Il tema del bene comune lo abbiamo sottolineato e lei, professore, l'ha evocato all'inizio del suo intervento. È un tema che è rimasto purtroppo sullo sfondo, perché la Costituzione parla ovviamente di beni comuni. Al di là dell'articolo 2 che lei ha citato, in numerosi altri articoli fa riferimento alla necessità di
sviluppare una solidarietà sociale. Anzi, si arriva al punto di dire che la solidarietà è un elemento irrinunciabile, che senza la solidarietà non c'è l'uguaglianza, non c'è la libertà. Ora, immagino che molti di voi dicano: sì, sono belle parole, ma poi alla fine i fatti a volte contraddicono quello che è scritto nella Costituzione. Se poi usciamo di qua, non sempre, anche nella vita di ciascuno di noi, anche nella vita di ciascuno di voi, ci saranno tanti esempi che negano questi principi che sono scritti in maniera così solenne in una carta che ha 70 anni ma che ha un discreto tasso di giovinezza, no? E quindi dobbiamo ringraziare i nostri padri fondatori perché hanno visto lungo, e gli statisti vedono lungo, mentre noi abbiamo uno sguardo corto, no? Siamo molto piegati sulle nostre necessità imminenti, sulle nostre necessità individuali, e tendiamo a perdere lo sguardo nei confronti dell'altro, nei confronti della comunità che ci circonda. Però quella comunità siamo noi, e se studiamo, e se abbiamo un lavoro, se abbiamo una serie di relazioni, lo dobbiamo alla società che ci sta intorno, cioè al bene comune, che è qualcosa di impalpabile. Allora io soffro quando vedo che questo paese, che ha tantissime qualità, a volte ha un disprezzo totale per il bene comune. E voi lo vedete nella vita di tutti i giorni. Se c'è qualcosa che appartiene a tutti, è qualcosa che si può trattare anche male. Guardate come sono tenuti gli spazi pubblici nel nostro paese. Altri paesi con livelli di civiltà diversi, ma non sempre superiori ai nostri, per esempio, ritengono che lo spazio comune, essendo uno spazio di tutti, tutti ci si senta responsabili di come questo spazio viene conservato, tutelato, pulito. Mentre noi vediamo che gli spazi comuni sono quello che nel diritto si chiama res nullius, cioè non appartengono a nessuno. Ci si può passare, buttare una cartaccia, un mozzicone di sigaretta, ma intanto quello è lo spazio di tutti. Quindi è lo spazio di una piazza, un palazzo, una scuola, un'università, un'istituzione, un Parlamento, persino la più alta carica dello Stato. Allora il rispetto del bene comune è il rispetto di noi stessi, è l'investimento che noi facciamo nei confronti delle prossime generazioni, quindi anche il testimone di civiltà che dobbiamo noi passare a voi e che voi passerete ai vostri figli e ai vostri nipoti. E allora questo tema della solidarietà è un tema che io trovo che sia centrale, sia un tema, se volete, rivoluzionario. Usiamo pure questo termine, rivoluzionario. C'è un concetto quasi rivoluzionario in quello che è scritto nella Costituzione, ma penso che sarebbe importante che soprattutto da parte vostra scoccasse la scintilla di un impegno nei confronti degli altri, nella tutela degli spazi comuni e nel rispetto delle istituzioni. Allora, io per introdurre insieme a lei, professore, il tema, ricorderei non soltanto l'articolo 2 che è già stato da lei citato, cioè che tra i doveri inderogabili vi sono quelli della solidarietà politica e sociale. L'articolo 2 precede l'articolo 3 che dice tutti i cittadini hanno poi pari dignità sociale. Qui siamo sempre sul versante dei principi e voi mi direte, beh, insomma, poi se usciamo di qui non è vero che siamo tutti uguali. Avete perfettamente ragione. Ma il fatto che questi principi dopo 70 anni non siano ancora stati del tutto realizzati non ci impedisce di avere degli ideali, di avere dei progetti, di coltivare dei sogni, di impegnarci a far sì che questi progetti possano essere realizzati. Allora, l'articolo 4 poi dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, guardate, secondo le proprie possibilità, quindi le proprie possibilità economiche, le proprie scelte, nel senso che non sei obbligato a farlo, ma devi sentire dentro di te il dovere morale di farlo, che è qualcosa di diverso, che va al di là della legge. Quindi ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività
che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Cioè un'attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società. L'articolo 18, vi cito un po' tutti i passaggi della Costituzione in modo che possiamo avere un quadro sufficientemente chiaro del nostro incontro. Allora, l'articolo 18 dice: i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Qui c'è un diritto di associazione, che è importante perché è attraverso il diritto di associazione che le libertà individuali possono avere il più ampio dispiegamento. Ma andiamo avanti. E c'è stata una sentenza molto importante della Corte Costituzionale del 1992 che ha sostanzialmente dato il senso del volontariato, cioè ha spiegato che il volontariato è la più diretta realizzazione di quegli articoli di cui vi ho fatto cenno in precedenza. Cioè la persona, dice la sentenza, è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profondità sociale che caratterizza la persona stessa. Allora, Stefano Rodotà, che è stato anche lui un giurista importante, che è mancato recentemente, Stefano Rodotà aveva sottolineato in un suo scritto il nesso inscindibile tra solidarietà e dignità. Cioè la solidarietà come fondamento, e questo ve l'ho già ricordato, dell'uguaglianza e della libertà. E quindi c'è un nesso tra la solidarietà e il principio dell'articolo 3 che recita l'uguaglianza, la pari dignità sociale e il fatto che tutti siano in maniera compiuta dei cittadini. Allora, e poi le passo la parola al professore. Volevo introdurre questo tema del volontariato. Grazie al volontariato c'è un capitale sociale. Grazie al volontariato e al fatto che ognuno di noi svolge per propria scelta, nei limiti delle proprie possibilità, un'attività a favore degli altri, che è un'attività gratuita, nel senso che è un'attività che non è il corrispettivo di un accordo o di un contratto, ma è il moto dell'animo. Cioè è il nostro spirito di amicizia, di condivisione dei destini di una comunità, anche piccola, nella quale siamo inseriti, anche piccola. E allora questa sommatoria di tanti piccoli atti individuali che sono motivati dall'esigenza di stare con gli altri fa sì che il capitale sociale possa crescere. E guardate, il nostro paese avrà tanti difetti, ma un capitale sociale immenso che è fatto da tante persone, ad ogni latitudine, non c'è una grande differenza tra nord e sud, che ad ogni latitudine, nel limite delle proprie possibilità, si occupa degli altri. E a volte non lo vuol far sapere, perché occuparsi degli altri è anche il modo migliore per realizzare se stessi. Allora, occupandosi degli altri, dando qualcosa di sé agli altri, in termini totalmente generosi, vuol dire essere cittadini, interpretare alcuni di questi principi anche nelle cose più piccole, anche basterebbe un piccolo significativo gesto ogni volta. E allora vuol dire che cresce una comunità, si rafforzano i legami, le relazioni sociali e personali sono più ricche, più intense. Vuol dire che stiamo meglio tutti, vuol dire che ci sentiamo tutti parte di una società, e se abbiamo bisogno ci sarà qualcuno che verrà a darci una mano, ma non ci chiederà in cambio qualcosa, ci darà una mano semplicemente perché pensa che sia giusto così. Io non mi devo sentire in debito nei confronti della società e nemmeno mi devo sentire in credito se ho dato molto a questa società. Cioè dobbiamo uscire da questa idea che ci sia sempre un do ut des in qualsiasi azione della nostra vita. C'è anche qualcosa che noi possiamo fare per il semplice piacere di farlo, che è poi quello che fate nel tessendo le vostre amicizie, i vostri legami. E come vi sentireste se fuori da questa aula ci fosse una società
dove le relazioni sono violente, barbariche e non c'è il rispetto dell'altro. Vi sentireste sperduti, non vi sentireste cittadini, insomma. Mentre se fuori c'è un tessuto di relazioni, se c'è un insieme di atti da parte di associazioni o dei singoli che possono far sì che ci sia un maggiore capitale sociale, beh, insomma, ci sentiamo meglio tutti. Ecco, il valore del volontariato è questo. Dopo aver fatto questa lunga e mi scuso introduzione, vi devo anche dire che facendo da un po' di tempo un lavoro di volontariato, soprattutto come presidente, lo ricordava prima la professoressa Corrado, di una grande associazione che si occupa dei malati terminali, cioè che cosa fa? Cerca di dare più vita possibile dal punto di vista delle relazioni sociali e degli affetti a persone che di vita ne hanno poca davanti a loro, anzi sono sicuri di perderla. E allora la civiltà si misura nel rispetto della dignità del singolo da come si trattano le persone che non hanno più speranza, che non sono degli scarti della società, che non sono persone che proprio perché non c'è più speranza la scienza non debba più investire, il servizio sanitario non se ne debba più occupare, lasciando le famiglie totalmente sole. E in questo modo si tengono, si rispettano anche i legami, i rapporti, si facilitano le trasmissioni delle eredità anche morali, non soltanto materiali. Questo è semplicemente un piccolo aspetto, ma io ho trovato dentro questa attività, non me ne ero accorto prima da giornalista, quindi vi faccio la confessione di un'impotenza, ho visto che qui c'è molto amore, molta misericordia civile, c'è la misericordia in senso più lato, non soltanto cristiano, il rispetto dell'altro e nel rispetto dell'altro la cura e la tutela della persona e anche di noi stessi. Grazie. Sì, sicuramente abbiamo introdotto, in effetti è centrato benissimo quello che è il senso di un incontro sul bene comune. E bene sottolineiamo come effettivamente ognuno di noi nelle nostre realtà, ma nei nostri piccoli paesi da dove veniamo, viviamo effettivamente questo, la realtà di una vita associativa e di volontariato estremamente incredibile, che dà senso anche al nostro impegno e forse un po' anche ci sollecita a credere nel futuro, perché effettivamente il volontariato è quello stimolo a pensare che poi effettivamente l'umanità non è come spesso la dipingiamo, solo fatta di aspetti negativi, ma l'uomo dimostra in questo suo prodigarsi per l'altro senza nulla pretendere dall'altro che l'umanità forse è diversa da come spesso, come dicevo prima, la dipingiamo. E una riflessione però emerge anche da questo aspetto ed è legato al ruolo poi della politica in questo ambito e dello Stato o degli enti pubblici in questo ambito. Il fatto che gran parte di quei diritti che sono comunque riportati all'interno della nostra Costituzione, appunto nei primi articoli, gli articoli fondamentali della Costituzione, la prima parte della Costituzione, ma per la tutela, per la pratica di quei diritti, poi è fondamentale fare riferimento soprattutto alla buona volontà degli individui, che per fortuna non manca. Non è forse il segno però di una dimostrazione del fallimento dello Stato, dell'ente pubblico, nel momento in cui deve affrontare e cercare di garantire libertà e diritti ai suoi cittadini? Del resto forse questo è una presa d'atto anche della stessa Costituzione, che potremmo forse vedere anche con la riforma della Costituzione, il titolo quinto della Costituzione, quando, se ricordo bene, l'articolo 118 che parla del principio di sussidiarietà, e nel momento in cui al principio di sussidiarietà verticale aggiunge e sottolinea l'importanza della sussidiarietà orizzontale. Cosa intendiamo con questo principio? Il principio secondo cui all'interno di un organismo statale
i diritti, i bisogni dei cittadini devono essere risolti in primo luogo dall'ente più vicino al cittadino stesso, in una scala gerarchica, per cui fondamentalmente prima il comune, poi la provincia, regione e via via gli enti più lontani dal cittadino. Questo era già previsto un po' dalla Costituzione iniziale del 48. Diciamo la grande novità degli anni 2000 è proprio questo, prendere atto che è necessario non soltanto l'intervento dello Stato, ma è necessario anche il coinvolgimento diretto della società nella appunto gestione e nella tutela degli stessi diritti. E si prevede dunque una sussidiarietà anche orizzontale, vale a dire non basta l'intervento dello Stato, non basta l'intervento dell'ente pubblico, serve in primo luogo anche il coinvolgimento di ognuno di noi, l'aiuto reciproco, il volontariato, l'associazionismo, che diventa appunto un settore fondamentale della vita sociale. Parliamo del terzo settore in generale, proprio per significare questo aspetto di terzietà rispetto al privato e appunto al pubblico. Ecco, però non è una sorta di resa da parte della politica? Sicuramente questa sua considerazione ha un fondamento, cioè la politica e lo Stato non sono stati in grado di svolgere i compiti che anche la Costituzione, soprattutto nella seconda parte, attribuiva loro. Certo, questo è vero. Lei, professore, ha citato l'articolo 118 che introduce il principio di sussidiarietà. Allora, il principio di sussidiarietà è esattamente come lei l'ha descritto, quello verticale, cioè deve essere l'ente più vicino al singolo e al territorio a cercare di dare tutte le risposte che i singoli, le famiglie e le comunità propongono alla politica e alle istituzioni. Però dobbiamo anche stare attenti a non interpretare in maniera distorta questo principio della sussidiarietà. Cioè noi non ci dobbiamo aspettare che qualcuno risolva i nostri problemi. Cioè che sia lo Stato a svolgere un compito di tutela e di protezione totale. Perché questo è l'equivoco che c'è stato negli ultimi tempi e c'è tuttora. Il principio di sussidiarietà parte anche dalla considerazione che siamo responsabili del nostro destino. E allora i bisogni dei nostri simili cerchiamo di risolverli noi, prima che possa intervenire lo Stato. Non possiamo aspettare che qualcuno ci dia una mano. E guardate che questa è una grandissima lezione, perché poi quando sarete nel mondo del lavoro non c'è nessuno che vi farà degli sconti, non c'è nessuno che vi darà un'assicurazione sulla quale potrete riposare come quando ci si corica e si mette il capo su un cuscino. Non è possibile. Giusto, sbagliato, possiamo discuterne, ma la realtà è questa qua, questa è la realtà contemporanea nella quale siamo inseriti. Giusta, sbagliata, comunque dobbiamo dal nostro punto di vista studiare, formarci ed essere pronti ad una sfida che è una sfida a volte assolutamente feroce, di una competizione persino eccessiva, però questa è la realtà che abbiamo di fronte. Allora, la solidarietà e il volontariato è un modo attraverso il quale i singoli e le comunità si organizzano, si proteggono, si tutelano e crescono. Allora il principio di sussidiarietà va interpretato, guardate che è il principio che governa il funzionamento o lo scarso funzionamento, a seconda di come potete interpretarlo, dell'Unione Europea, no? Cioè devono essere i territori a organizzarsi e organizzarsi anche nella libertà e anche nella diversità, cioè anche nel fatto che comunque la solidarietà in una certa zona d'Italia è forse diversa per qualità rispetto a quella che c'è in altre zone del nostro paese, così come in altre zone d'Europa, perché ognuno ha la propria cultura, la propria indole, insomma, ha un momento anche di vicinanza diverso rispetto al prossimo. Per cui ha perfettamente ragione quando però
i territori si organizzano, è chiaro che c'è una sfiducia nei confronti dello Stato e delle istituzioni che avrebbero dovuto dare delle risposte e purtroppo non le hanno date. Ma se queste risposte non sono arrivate, e beh, insomma, io non posso star lì ad aspettare che arrivino, mi devo dare da fare. E allora bisogna uscire da questa idea che comunque c'è una sorta di stato materno che probabilmente in altre fasi della vita ha assolto un compito diverso, ma se pensate che probabilmente tutto il sistema di cosiddetto welfare, cioè di società del benessere, lo Stato che interviene nelle necessità dei singoli, delle famiglie, probabilmente questo fa parte un po' del passato. Quindi siamo più responsabili, più liberi, ma ovviamente abbiamo un contorno di relazioni più complesso rispetto al passato, ma non necessariamente peggiore, perché comunque questo è uno stimolo a fare meglio, lo stimolo che poi vi porta a studiare ogni giorno, magari anche a sopportare questo incontro, e spero non sia noioso, e che comunque è, cioè, nella vita un po' di disciplina, dobbiamo avere la disciplina che ci consente di essere consapevoli del nostro grado di libertà e delle sfide che abbiamo di fronte. E questa consapevolezza, questo controllo di se stessi, è il modo migliore per essere cittadini responsabili. Credo che sia forse, ed è vero, l'insegnamento più forte che una istituzione possa dare, anche come la scuola, ma come anche il giornalismo, possa dare alle nuove generazioni. Non aspettare che qualcuno faccia ciò che io posso fare in questo momento. Verrebbe facile adesso la frase di Kennedy, no, non chiederti cosa possa fare il tuo paese per te, ma mi chiedo cosa posso fare io per il mio paese. È il senso profondo del volontariato in una frase, ma dà il senso profondo anche di quello che stiamo facendo in questo modo, il messaggio fondamentale che deve passare alla scuola. E se ricordo bene, però, nella Costituzione, tornando ai temi costituzionali, il concetto di bene comune manca. Manca il concetto di bene comune e si ripete invece più volte il concetto di utilità sociale. C'è una differenza fra i due concetti? Lei ritiene che ci sia una differenza fra i due concetti? O l'utilità è qualcosa che possa in qualche modo interpretare per bene quello che è il bene comune? Ma il bene comune è un concetto leggermente più ampio dell'utilità sociale, no? Perché, insomma, se io mi occupo di persone che hanno bisogno, ma non do loro nulla di materiale, ma semplicemente così trasmetto loro il mio senso di vicinanza, la mia amicizia, è un'utilità sociale relativa, nel senso che se io in qualche modo li aiuto materialmente, beh, è chiaro che questa utilità sociale può essere misurata. Ma chi misura un gesto di amicizia, un gesto di vicinanza, un gesto di solidarietà? Che misura c'è? Io non l'ho mai trovata. E quindi il bene comune non è misurabile, no? È misurabile, per esempio, il clima sociale che si instaura in una società, in una comunità o anche in una scuola, in un liceo come il vostro. No, cioè se le relazioni tra voi sono, e tra voi e i professori, io non voglio indagare ovviamente rispetto al concetto di privacy, ovviamente non voglio indagare su quelli sono i rapporti interni, però è chiaro che se ci sono buone relazioni, se ci sono buoni sentimenti, beh, stanno bene tutti. Ci si sente più liberi, no? Quindi ci si sente più a proprio agio, insomma. E quindi il bene comune è fatto, secondo me, anche di tanti gesti apparentemente significanti. Io trovo, per esempio, straordinario che ci siano tanti volontari. Guardate, io non pensavo ci fosse una profondità del bene come quella che vi sto raccontando. Ci sono tanti volontari che si occupano semplicemente di far sentire, non far sentire sole le persone.
Guardate, c'è una istituzione che si chiama Telefono Amico a Milano, in cui le persone che sono sole, e sono tante le persone sole, sono tantissime le persone sole. Tra l'altro poi c'è anche una forma di solitudine digitale di chi è molto connesso ma non parla con nessuno. Non, penso che non sia il vostro caso, ma ovviamente, ma io vedo che le persone che sono molto connesse, che magari stanno su Instagram tutto il tempo o su Twitter come sottoscritto, ci sta poco per la verità, beh, insomma, hanno la sensazione di essere connesse con tutto il mondo perché hanno relazioni internazionali con persone che magari non vedranno mai nella loro vita, ma che sentono vicine. Poi dopo faticano ad avere un colloquio, una relazione più fisica, ma le relazioni sono fisiche, insomma, no? E allora il fatto che ci siano persone che spendono il proprio tempo per far sentire meno soli gli altri, io lo trovo qualcosa di straordinario. Il bene comune è un bene anche immateriale, non si misura. L'utilità sociale, ovviamente, c'era una visione da parte dei costituenti, tenete conto che siamo nel 47-48, tra l'altro i costituenti erano a metà tra modelli economici, modello economico più legato al mercato, cioè dei paesi occidentali ai quali noi ovviamente apparteniamo, e poi dei modelli di utilità sociale che erano legati a sistemi pianificati di economia, alle cooperative, a tutto il mondo ovviamente della socialità di altro tipo. E il bene comune si è affermato più tardi, perché le sensibilità all'epoca non c'erano. Per esempio, nella Costituzione non c'è l'ambiente. Voi dite, ma come, non c'è l'ambiente nella Costituzione? L'ambiente nella Costituzione non c'è. C'è il paesaggio, ma non c'è l'ambiente. Ma perché? Perché poi, quando non si ha la possibilità di mettere insieme il pranzo con la cena, insomma, l'attenzione ai beni ambientali è molto ridotta. Purtroppo è successo così storicamente, e lo vedete anche nei paesi di più recente industrializzazione, insomma. Però ci sono tutti i principi che sono legati al bene comune. Allora, il bene comune è fatto nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della natura, oltre che nel rispetto delle relazioni sociali, insomma. E questo è un po' il volontariato. Pensate a quanti... Voi vivete in una terra di grandissimi esempi di volontariato che si occupano di fare in modo che la terra, che non appartiene a noi ma appartiene ai nostri figli e ai nostri nipoti, possa essere loro trasmessa in condizioni migliori, cioè con il rispetto dell'ambiente e con una cultura ed educazione ecologica superiore. Diciamo che molti dei ragazzi che sono anche qui presenti vivono queste esperienze di volontariato, perché effettivamente è un territorio che dà tanto. E questo modo diverso di intendere e di considerare appunto anche le relazioni sociali, possiamo dire che comporta anche una, potrebbe comportare per esempio anche una trasformazione stessa del concetto di democrazia, cioè passare da un concetto di democrazia semplicemente rappresentativa in cui appunto deleghiamo agli altri il fare qualcosa e aspettarsi che qualcuno lo faccia, ad una invece democrazia, oserei dire diretta, ma sarebbe un concetto molto forte, ma sicuramente una democrazia partecipata. Un po' quello forse che sta capitando attraverso alcuni movimenti politici attuali che tentano di far passare questo messaggio, ma in realtà è qualcosa che a livello sociale esiste già, non è una novità, perché il volontariato dimostra che il cittadino è già parte attiva della società e non ha bisogno di altro. La parte attiva la si dimostra proprio dimostrando l'impegno nei confronti di chi mi è accanto e mostrando appunto queste azioni. C'è una trasformazione del concetto di democrazia? Sì, beh, noi stiamo assistendo ad una trasformazione del concetto di democrazia. Voi che siete sulla rete più di quanto non lo sia io, o di quanto non lo sia il professore, non lo so, lo dovrà dire, insomma, in qualche modo toccate con mano ogni giorno che ci sono forme di partecipazione diverse. Per esempio, c'è un sito che si chiama change.org, che è il sito di tutte le petizioni possibili. Alcune, francamente, discutibili, anzi, molto discutibili, insomma.
però è una forma di partecipazione, no? E tra l'altro la rete fa in modo che ci sia un contatto diretto tra coloro che sono stati eletti, coloro che governano e il cittadino più comune. Non so, vi sarà capitato anche voi magari di fare un tweet oppure di un post su Facebook e magari di avere un'interlocuzione con persone che amministrano il vostro territorio oppure che sono stati eletti nella vostra zona. Insomma, immagino che ci siano, insomma. Bisogna stare attenti a non pensare che questa sia una forma più evoluta di democrazia, perché poi la democrazia rappresentativa è fatta da una delega che noi tutti diamo ad un nostro rappresentante nella misura in cui riusciamo ad eleggerlo, perché le ultime leggi elettorali non ci hanno consentito molto di eleggere delle persone, cioè di sceglierle. Questo rappresentante che ovviamente ha una propria indipendenza di giudizio. Nella Costituzione c'è un articolo che si chiama 67, che è un articolo che prevede il mandato generale, cioè l'eletto di Maglie in Puglia non rappresenta soltanto Maglie e la propria regione, rappresenta la nazione intera. La nazione intera. Quindi si fa carico dei problemi complessivi. Certo, non dimentica che è stato eletto qua, per carità, ma non è solo il portatore di un interesse locale, perché la somma degli interessi locali non fa l'interesse nazionale, così come la somma degli interessi individuali non fa l'interesse comune. L'interesse comune è qualcosa di diverso. Non si arriva per sommatoria delle singole posizioni individuali o locali, qualcosa di diverso. Allora bisogna stare attento poi che la democrazia rappresentativa vuol dire che poi il rappresentante ha anche la libertà di fare delle scelte che magari forse i propri elettori non condividono. Allora bisogna stare attenti che forse forme di democrazia diretta, quelle sulla rete, quelle magari che avete anche sperimentato voi, insomma, non devono ridurre il rappresentante come una sorta di fantoccio della rete, perché la rete si esprime, e voi lo vedete e lo constatate ogni giorno, sulla base di movimenti erratici che sono dettati dai gruppi che sono più attivi sulla rete. Ma i gruppi che sono più attivi sulla rete, e anche nelle chat che voi frequentate, non sempre sono la rappresentazione mediana di quello che pensa l'insieme delle persone che partecipano a quel tipo di conversazione. È come se a un certo momento la voce mediana delle vostre classi fosse solo determinata da quello che riesce a gridare di più o da quello che è più lesto nel dare una risposta. Non è così. Non è così. Quella non è una democrazia diretta. È una forma un po' confusa di assemblarismo, mentre la democrazia rappresentativa ovviamente ha tutta una sua serie di procedure. Detto questo, ci sono dei paesi che hanno sperimentato storicamente delle forme di democrazia diretta molto, molto particolari. Un esempio è la Svizzera. La Svizzera ogni settimana va a fare un referendum su qualcosa, devo dire anche dei referendum su delle sciocchezze che francamente io a volte mi domando, ma perché dovete spendere tutti questi soldi per chiamare le persone a decidere, insomma. Però questo cosa comporta? Comporta che tutti si sentono in dovere di occuparsi, di approfondire un tema, perché guardate che non è che i temi siano così semplici per cui si risolvono 140 battute di un post o di un tweet, sono molto più complessi. E allora il fatto che naturalmente le persone sono coinvolte, se sono coinvolte, beh, insomma, si informano di più, e se si informano di più si rendono conto che a volte problemi complessi come quelli che abbiamo di fronte non possono essere risolti con risposte semplicistiche. Guardate, il semplicismo è una dei pericoli della rete. Il pensare che tutto si possa risolvere in una battuta non è così. E il semplicismo poi porta anche all'individuazione a volte del tutto feroce di responsabili che responsabili non sono, cioè dei capri espiatori. E questo, diciamo, è l'anticamera delle dittature, dei nazionalismi, cioè della negazione dei diritti.
cioè del fatto che uno presuppone che la colpa di qualcosa che sta accadendo appartenga ad una categoria, agli immigrati, così come nel secolo scorso si pensava che un'appartenenza razziale potesse essere caricata di tutte le colpe dell'universo. E si sono uccise delle persone semplicemente per la colpa di essere nate. Semplicemente per la colpa di essere nate. Allora, vedete che la qualità della nostra conversazione, del nostro modo di relazionarci con gli altri, insomma, dà il senso, la misura e la temperatura della democrazia che viviamo ogni giorno. Diciamo anche che vi è un altro problema in questo tema, se vogliamo, andando più nello specifico, perché magari calandoci un po' anche in alcuni dei problemi che un po' viviamo quotidianamente. E diamo per scontato molto spesso, parlando così in generale, che poi identificare che cosa sia il bene comune sia cosa facile. Però sappiamo molto bene che nella vita quotidiana ci troviamo invece di fronte a situazioni in cui è difficile stabilire qual è il bene da perseguire, momenti in cui il bene comune sembra confliggere con altri beni comuni, che appaiono comuni a entrambi, o addirittura sembra il bene comune confliggere con quella che è l'altro elemento che abbiamo messo in evidenza nell'intervento di oggi, vale a dire la libertà individuale. E siamo in un territorio che forse può dare l'esempio tipico di questo problema, forse anche più di uno, a dire il vero. Io pensavo per esempio al problema TAP, siamo nel Salento, bene comune sicuramente, e strategico, però vissuto in maniera assolutamente negativa dal territorio, perché vede qualcosa che invece confligge con quello che è il bene comune del territorio, ma è un'opera strategica, bene comune della nazione. Ecco, come si fa? Come si può fare? C'è un metodo, c'è un criterio? In casi come questi, in cui apparentemente sembra vi sia un conflitto tra beni, la possibilità di poter individuare un criterio di scelta, solo l'autorità, o c'è la possibilità di un dialogo, per esempio? Io non conosco in profondità il tema del TAP, per cui mi scuserete se non mi intrattengo su questo tema, che so comunque che è stato estremamente discusso, ha diviso e ha inquietato, come è giusto che sia. Allora, in opere di carattere strategico, che possono essere interpretate come necessarie per gli interessi nazionali, che ovviamente a volte sono necessarie per gli interessi nazionali, ma rappresentano un danno e quindi lo scarso rispetto di un bene comune più piccolo. Cioè un bene comune più grande o ritenuto più grande che prevale rispetto a un bene più piccolo. Questo è successo sempre nella storia, succede ovunque. Pensate semplicemente alle persone che vivono in un certo territorio che è stato attraversato da orribili viadotti, evidentemente ne hanno avuto un danno, insomma, no? Poi c'è stato una procedura di esproprio, ci saranno stati dei risarcimenti, ma evidentemente infrastrutture che se oggi non esistessero sarebbero colte da tutti come una perdita di bene comune, probabilmente sono state realizzate sacrificando piccoli beni comuni. Poi sono stati dei risarcimenti sacrificando piccoli beni comuni. E si passa da un gasdotto e si arriva poi in alcuni casi ad una centrale termoelettrica e un tempo una centrale nucleare. Pensate che esiste, voi l'avrete visto sui giornali, esiste una società italiana che si chiama Sogin, che è incaricata di custodire e di neutralizzare delle scorie nucleari e le deve piazzare da qualche parte. E si discute se è giusto che si sappia dove si mettono oppure è giusto che nessuno sappia dove sono state messe.
Non è facile, anche perché ci sono. Dove le metto? Sì, certo, non posso neanche buttarle in mare, ma ci mancherebbe altro. Né posso pensare che di pagare, come è successo qualche tempo fa, magari un paese più povero, e di mettere le scorie, magari non custodite come si dovrebbe fare, magari che poi possono addirittura danneggiare, far ammalare cittadini di altri paesi. Beh, insomma, è una scelta francamente terribile, io non saprei come fare, però evidentemente dovranno scegliere un luogo e dovranno scegliere se farlo sapere oppure no. E comunque si dovrà, se fatto sapere, prevedere tutta una serie di esercimenti per le persone che vivono vicine. Non so, è un dilemma quasi infernale, che però fa parte della modernità. La modernità è fatta di dilemmi. Se le scelte fossero tutte semplici, probabilmente insomma, non ci sarebbe neanche bisogno di studiare tanto, neanche di eleggere persone di qualità. Insomma. E quindi questo evidentemente è un tema molto molto serio. Io sono assolutamente convinto che la trasparenza sia necessaria, cioè i cittadini devono essere consapevoli dei rischi che corrono, ma anche dei vantaggi che possono avere. Allora, in altre legislazioni, grazie anche alla diffusione della rete, come nel caso francese, per esempio, esiste un pubblico dibattito, un débat public, cioè prima di fare una legge, prima di decidere di fare una grande opera, un'infrastruttura, un gasdotto, quello che volete, si sente il territorio, ma non si sente il territorio attraverso un referendum, lo volete o non lo volete, si va, non dico casa per casa, ma si va nei luoghi pubblici, si spiega esattamente che cosa si sta accadendo, si prendono degli impegni, si danno delle assicurazioni, si prevedono eventualmente dei risarcimenti e poi dopo si prendono delle decisioni. Beh, questo è un processo democratico che è fatto consultando costantemente le persone che sono i rappresentanti del bene comune. E poi si arriva a prendere delle decisioni. Certo, delle decisioni che non sempre sono decisioni che possono, a un certo momento ci dovrà essere qualcuno che decide, no? E quindi purtroppo non sempre gli strumenti democratici sono quelli che possono arrivare ad una soluzione, specialmente in un mondo globalizzato dove è importante fare presto, dove è importante decidere nello spazio persino di pochi minuti, di pochi secondi. Evidentemente sono procedure democratiche che è difficile osservare fino in fondo. Però io penso che se le persone sono informate, responsabilizzate, beh, insomma, il responso è di altra natura. E allora quello che lei dice è vero, cioè ci sono diverse gradazioni di bene comune, a volte pensate c'è persino un adagio che il meglio può essere nemico del bene, cioè io posso fare sicuramente meglio una cosa, ma se devo urgentemente intervenire, insomma bisogna che lo faccia, perché a volte non c'è il tempo di perseguire la soluzione migliore. A volte quando ci troviamo di fronte alle calamità, quando ci troviamo di fronte alle emergenze, ma insomma in qualche modo c'è la necessità di fare subito e bene. E tra l'altro tutto il tema del bene, e qui c'è un elemento che riguarda il volontariato, deve essere perseguito utilizzando al meglio possibile le risorse scarse che sono a disposizione. Perché io posso fare del bene, ma se spreco dei soldi pubblici, insomma, avrò aiutato tante persone, ma ho sprecato tanti soldi pubblici e quindi ho impedito, sprecando dei soldi pubblici, che altre persone venissero aiutate. E anche questo è un tema serio. Guardate, questa è una delle ragioni del perché molte istituzioni religiose vanno a gamba all'aria, no? Perché? Perché non fanno male i conti. Io avevo tra le persone che conoscevo un prete famoso che ha fatto una realizzazione straordinaria, che è San Raffaele di Milano. Beh, insomma, a un certo momento lui pensava che la provvidenza
concetto cristiano poi a mettersi ai posto i bilanci, ma purtroppo devo dirlo che la cattolica, che la provvidenza non mette a posto i bilanci. E quindi se poi si va a gambe all'aria, va a gambe all'aria tutto, va a gambe all'aria anche coloro che si sono dati da fare, che hanno dato i loro soldi, che si sono... Quindi c'è un tema di responsabilità. A maggior ragione quelli che gestiscono i soldi che sono dati dagli altri, non solo i soldi pubblici, i soldi anche dei donatori. Questa è una cosa importante. Infatti la legge sul terzo settore, che è un passo avanti, da questo punto di vista bisogna riconoscerlo come risultato dei precedenti governi, è un passo avanti nel senso che responsabilizza, dà trasparenza. Allora, Simone, non voglio annoiarvi perché questo è un tema un po', mi rendo conto che non sia un tema, vedo che guardate, poi l'una arriva, inesorabilmente arriva l'una, non c'è problema. Però per esempio, se voi ci pensate, bene comune, io questo mi sono posto un problema, pensate a quanto bene si faceva quando le società erano più povere. Allora io sono milanese, a Milano quando la gente stava molto male, no? Per esempio, però, e qui è accaduto la stessa cosa anche, io cito un esempio che conosco bene ovviamente, ma insomma l'Istituto dei Ciechi è un istituto della seconda metà dell'Ottocento. Gli orfani venivano accolti in un orfanotrofio, che a Milano si chiama Martinit, e le ragazze in un altro orfanotrofio che si chiamava Stelline, e se ci pensate, alcuni Martinit, cioè orfani che sono stati ospitati in quella istituzione che è anche quella della fine dell'Ottocento, cioè di quando si era poveri, sono diventati famosi. Grande Martinit, voi, il signor Del Vecchio che fa gli occhiali, Luxotti, che è uno degli uomini più ricchi del mondo, è un ex Martinit. Il signor Mondadori, che fece la più grande casa editrice italiana, è un ex Martinit. Pensate, poi sono istituzioni che sono state fatte quando la gente moriva di fame e uno poteva dire, ma guarda, ma scusa, ma non ho neanche quello che serve a me per mangiare, perché devo aiutare gli altri? Eppure nessuno veniva lasciato indietro. E le misericordie, le confraternite, cioè tutte, diciamo, le istituzioni che sono state fatte quando le persone erano più povere. Adesso che sono ovviamente meno povere, forse si sono impoverite negli ultimi anni, questo sì, ma certamente stiamo meglio, non possiamo lamentarci più di tanto. Ebbene, dovremmo sentire maggior ragione ancora di più. Allora, pensate che se uno va nell'ospedale maggiore di Milano, è interessante perché c'è una quadreria di personaggi. E sono tutti personaggi che hanno lasciato i loro soldi all'ospedale. Immagino che ci sia qualcosa di analogo anche qui, perché qui c'è una grandissima tradizione di solidarietà. Anzi, devo dire che voi sapete che gran parte della milanesità ha un'impronta pugliese, no? Come sapete, no? E a tutti i benefattori veniva fatto un quadro. Pensate poi che siccome quelli più generosi avevano il quadro intero e quelli meno generosi avevano mezzo busto. Ebbene, quello è il concetto, secondo me, italiano, non milanese, lombardo, ma italiano, di persone che restituiscono qualcosa alla loro società. Allora, faccio la storia piccola che forse può interessarvi. In quella quadreria c'è anche il ritratto di un venditore di limoni. È un venditore di limoni. Questo venditore di limoni io l'ho conosciuto perché negli anni della contestazione studentesca c'erano molti scontri con la polizia. E questo signore che vendeva i limoni che servivano per curare gli occhi
quando erano rossati dai lacrimogeni. Pensate, questo signore andava in giro e vendeva un limone, 50 lire per ogni limone. Bene, la storia, un signore povero, aveva una borsa e adesso, come trovate tante persone che fanno l'elemosina, purtroppo tante, perché il paese si è impoverito, ci può da fare. Insomma, quella persona a un certo momento, quando è morta, ha lasciato tutta la sua eredità, cioè tutti i limoni che aveva venduto li ha lasciati all'ospedale, perché lui vendeva i limoni davanti all'ospedale, davanti all'università, davanti all'ospedale. Questo per dire che ci sono delle storie straordinarie di generosità. Allora, quando sento gli anglosassoni che hanno un concetto di give back, un concetto molto articolato, cioè nella società americana, nella società inglese, tu non sei nessuno se non hai fatto qualcosa di charity per gli altri. Cioè, non sei nessuno. Puoi essere anche l'uomo più ricco del mondo, ma la società non ti riconosce come membro benemerito se tu non dimostri di aver lasciato una libreria, di aver lasciato, di aver preso i soldi che magari hai portato fuori all'estero, e gli italiani soldi portati all'estero ne hanno un sacco, no? Parliamoci chiaro, molte persone non pagano le tasse e quindi... Allora, questo concetto di give back è il concetto di rispetto del bene comune, che poi è, se volete, il rispetto del ritorno. Allora, sono persone che danno non solo i loro soldi, anche in piccola parte, come ha fatto il venditore di limoni, che ha restituito all'ospedale quello che in tante piccole, modeste frazioni le avevano dato tutte le persone che stavano intorno all'ospedale. Beh, fantastico, una storia incredibilmente bella, vera, perché è una storia di persone che capiscono qual è il bene comune e quindi restituiscono qualcosa, cioè non pensano che la società è loro ostile. E quel uomo del venditore di limoni non ha avuto niente, andava alla mensa dei poveri, mangiava, poi si riprendeva, forse dormiva anche lui sotto i ponti, come succede purtroppo a tante persone che noi vediamo, e voi siete in una terra solidale di cui dovrebbe essere ancora più orgoglioso il nostro paese per quello che avete fatto nell'accoglienza, nella solidarietà, nel rispetto degli altri, nel rispetto degli individui e nel rispetto soprattutto degli individui che scappano da una guerra e dalla fame, insomma. E beh, insomma, questo è, se volete, mi dispiace di avermi intrattenuto così a lungo, ma è un tema che mi appassiona molto. Questo è il concetto italiano di give back. Solo che detto in inglese funziona molto bene, insomma, no? Perché avete notato che anche le leggi, se dette in inglese, si ha la sensazione che funzionino meglio. Poi falliscono anche in inglese, eh? Cioè gli inglesi sono capaci di dire delle grandi sciocchezze che, se tradotte in italiano, rideremmo tutti, ma siccome sono dette in inglese, francamente suscitano un certo rispetto, no? Ecco, beh, insomma, questo è il concetto, che è il concetto di solidarietà. Cristiana? Cattolica? Ma sì, non soltanto, perché comunque la società è fatta anche di gesti che non sono legati al concetto di misericordia oppure al concetto di carità. Tra l'altro l'etimo di carità è con lo stesso di carisma, e quindi la carità porta con sé anche il riconoscimento di una cittadinanza, di un'autorità, cioè il carisma di chi dà. No? Così come il dono fa rima con perdono, e quindi il dono è qualcosa che si dà, è qualcosa che è un modo per, ma non può essere un modo strumentale per assolversi dalle proprie colpe, e anche questo è un concetto non raro e sul quale si potrebbe discutere a lungo. Cioè, non è che poi io, essendo generoso, ottengo un'amnistia per quello che ho commesso, no, ovviamente no. Il concetto di misericordia cristiano non è un concetto di amnistia legale, ecco, questi sono due concetti diversi, uno fa parte del mondo della fede e l'altro fa parte del mondo delle leggi, cioè del mondo di Cesare, ecco, questo è importante. Allora,
forse sono riuscito a darvi un po' il senso della importanza e della profondità del bene comune e di come possa in qualche modo restituire a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, molto ma molto di più. Credo che sia l'investimento negli altri che forse rende di più, che ha un tasso più elevato, persino incalcolabile. Grazie. Credo che sia un messaggio straordinario da passare proprio a quelle che saranno le generazioni che ci governeranno, no? Tra qualche anno, per cui veramente un messaggio straordinario, bellissimo, questo del restituire quello che otteniamo e soprattutto che la nostra vita rischia di non avere senso se poi qualcuno non ci riconosce per quello che effettivamente facciamo per il bene comune. E come ha detto prima il dottor De Bortoli, l'una inesorabilmente arriva. So che ci sono delle domande che i ragazzi vogliono fare, magari nel frattempo che magari farò io un'altra domanda al dottore, se vi avvicinate di qua, chi deve fare la domanda, avvicinatevi in modo tale poi da organizzare, così cerchiamo di chiudere. Ecco, e dicevamo, nel momento in cui loro si organizzano, un tema un po' particolare anche del bene comune, della solidarietà, forse oggi la frontiera della solidarietà, e le l'ho accennato proprio poco prima, il tema della migrazione, proprio quello delle frontiere, è un tema in cui forse si misura l'umanità dell'uomo, la capacità di accogliere l'altro, soprattutto in un momento così particolare di difficoltà in cui l'altro vive, magari fugge da guerre, da distruzione, eccetera. Eppure non è qualcosa di così accettato, anzi le stesse organizzazioni non governative che si occupano di questi problemi in maniera volontaria, che si occupano di accoglienza, sono state oggetto e sottoposte a sotto mira, insomma, sono state attaccate, alcune addirittura hanno visto sequestrate le loro navi. È un concetto, è qualcosa, c'è qualcosa che non funziona nel mondo del volontariato anche, oppure è una concezione sbagliata di volontariato e si vuole per forza di cose imporre una certa visione del mondo, prima gli italiani e poi gli altri, e questo comporta per esempio una concezione diversa anche del volontariato che porta a negare ciò che invece non andrebbe negato, quel principio di generosità di cui lei parlava prima. Sì, sul tema della migrazione e ovviamente dell'accoglienza degli altri è un tema molto dibattuto e anche estremamente difficile da discutere, perché un conto è guardarlo dall'alto, nella comodità magari dei nostri uffici e magari della condizione personale che noi viviamo. Un conto è guardarlo dal punto di vista delle persone che si sentono circondate, a volte si sentono straniere nel proprio paese proprio perché sentono una sorta di invasione e giustamente sviluppano tutta una serie di preoccupazioni, di paure. Di atteggiamenti xenofobi, non necessariamente negativi, perché nel termine xenofobia uno può avere il diritto di avere paura dell'altro. Non è l'odio nei confronti dell'altro, cioè un concetto, bisogna stare anche molto attenti, insomma, e spesso questo tipo di sentimento lo nutrono le persone che vivono magari nelle periferie delle città, quindi sono le persone più povere, sono le persone più anziane, quindi non bisogna essere così drastici nel pensare che le persone che hanno paura, che si sentono a disagio, esprimano dei concetti razzisti, no, esprimono dei disagi che sono del tutto comprensibili e non per questo debbono essere catalogati come espressione di una politica contraria all'accoglienza. Quindi, come vedete, ci sono diverse gradazioni. Tra l'altro, il fenomeno delle migrazioni è il fenomeno nel quale c'è la più ampia differenza tra la realtà dei numeri e la percezione pubblica della vastità del fenomeno. Voi potrete dire, insomma i numeri sono questi, stanno diminuendo
come è successo, che stanno diminuendo perché si sono prese tutta una serie di decisioni. Ma certo poi nel paese in cui ci sono 100 anime e arrivano 20 immigrati, probabilmente quelle 100 anime hanno una sensazione totalmente diversa. Possono essere animate dallo spirito cristiano più aperto, più solidale, ma certo se escono di casa, insomma, qualche dubbio gli viene. Vogliamo dire che tutti quei 100 lì siano razzisti? No, no. Ovviamente qui si misura l'importanza dello Stato, delle proprie organizzazioni e ovviamente anche di una solidarietà di tipo continentale che purtroppo non c'è stata. Che purtroppo non c'è stata. Però l'Italia e soprattutto le regioni meridionali hanno dato prova di grande civiltà, nel senso che hanno allargato le braccia, anche quando questo provocava, o che se il fenomeno fosse avvenuto ad altre latitudini, probabilmente l'atteggiamento sarebbe stato diverso, meno accogliente del vostro, questo dobbiamo dirlo. Allora, è chiaro che esistono dei principi universali, la Dichiarazione Universale dei Diritti, e anche ovviamente la nostra Costituzione. Noi abbiamo il dovere di soccorrere l'altro che è in difficoltà. Però c'è un limite, c'è una misura, no? Nella parabola del buon samaritano, come sapete nel Vangelo di Luca, insomma, il buon samaritano ne aiuta uno, anzi, gli paga poi l'albergo, prende e se ne va. Bravissimo, per carità, ma se fossero stati 10, se fossero stati 100, se fossero stati 1000, certo, non possiamo negare che il Vangelo abbia una variabilità a seconda dei numeri, questo sicuramente non lo possiamo dire. Però nemmeno noi siamo totalmente dei buoni samaritani, come il Levita, e neanche, o forse possiamo pensare che il Levita e il sacerdote, che invece non avevano prestato la loro assistenza, insomma, sono del tutto condannabili, sì, cioè sono condannabili nella parabola, perché la parabola ovviamente ha un significato evangelico molto forte e ovviamente... Però è chiaro che noi viviamo sulla terra e certo c'è un problema di flussi, di numeri, c'è un problema che non possiamo reclamare una solidarietà necessaria quando c'è la sensazione di non poter gestire il fenomeno a livello pubblico, a livello statale. Quindi bisogna stare un po' attenti su questo. Quindi anche quando diciamo sì, perfetto, le posizioni sono di apertura, ma io penso che le aperture vere siano le aperture consapevoli, nelle quali si dice io faccio tutto lo sforzo necessario, ma oltre un certo livello non posso andare, per ragioni fisiche. Ed è giusto ed onesto che lo riconosca, perché se non lo riconosco evidentemente c'è qualcosa di inespresso e che sostanzialmente... rende anche il mio gesto meno libero, meno responsabile e meno bello, diciamo, nella sua generosità. Ecco, quindi io penso che questo sia un ragionamento che va fatto senza le ideologie, senza dare patenti frettolose secondo le categorie del discorso, cioè c'è una semplificazione estrema, e guardare ovviamente al fenomeno nel suo flusso, garantendo il rispetto dei diritti, quindi i rifugiati e i profughi hanno un diritto che è consentito e che è accertato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti, anche i migranti economici hanno dei diritti evidentemente. Ed è naturalmente un tema che si può e si deve gestire con consapevolezza, con senso della misura, con responsabilità e anche con spirito di solidarietà cristiana. Buongiorno, io
io sono Caterina della Quartacca. Allora, io nell'ultimo compito di italiano, la nostra professoressa, tra le varie tracce, appunto c'era una traccia che parlava proprio del motivo per cui i giovani sono sempre più spinti appunto nell'impegno civile e nel volontariato. Io ho scelto questa traccia perché sono appunto calata in questo mondo, nel mio piccolo, e diciamo ho espresso la mia opinione scrivendo che forse i giovani hanno la volontà di fare volontariato appunto perché hanno un ideale da portare avanti, quindi la volontà proprio di far sentire la loro voce, e proprio come anche lei ha detto prima, anche forse la consapevolezza che aiutare gli altri può anche formare se stessi appunto. Volevo chiederle cosa ne pensa al riguardo, grazie. Intanto complimentarmi con lei, con i suoi compagni e con la professoressa naturalmente che ha dato questo tema, insomma, no? Anzi, spero che naturalmente un tema di questo tipo possa far parte di iniziative più generali. Per esempio, nel terzo settore c'è una rivalutazione del servizio civile. Io vorrei dirvi che il servizio civile è una cosa molto importante, non c'è più il servizio militare. E io fui riformato e quindi non riformato nel senso che ce n'erano troppi, io sono figlio del baby boom, a un certo momento c'erano troppi ragazzi quindi alla leva militare io sono stato scartato, pur abile, spero, sono stato scartato perché ce n'erano troppi, o perlomeno quelli che sono stati scelti erano più abili di me, ecco questo. Però penso che il servizio civile sia una sorta di grande investimento che si fa, tra l'altro è veramente un investimento, tra l'altro adesso ci sono un servizio civile che ha un suo corrispettivo, quindi viene anche retribuito, come sapete, insomma, ma consente di fare una sorta di master civile, interessante, sono cose, in altri paesi è stato sorretto, tra l'altro so che ci sono più richieste di quelle che vengono accettate. Io penso che i privati dovrebbero finanziare, questa è un'altra forma di solidarietà, dovrebbero finanziare i ragazzi che vogliono fare il servizio civile per dei progetti che sono utili alla società e quindi rispondono a quel criterio di bene comune di cui abbiamo parlato questa mattina, e sono progetti che poi consentono anche di trovare un lavoro, perché guardate che tutto il mondo del volontariato, adesso abbiamo parlato, ma una grande leva economica, cioè ci sono 6 milioni di persone che si occupano di organizzazioni di volontariato, molti sono dipendenti, nella mia associazione io ho 130 dipendenti, no, una piccola azienda, insomma, piccola azienda, media azienda quasi, no? 130 dipendenti, tra l'altro sono tutti profili professionali che saranno utili in futuro, utili in futuro, e il terzo settore prevede anche che le organizzazioni di volontariato possano fare impresa sociale, quindi ci possano vendere dei prodotti o dei servizi incassando un corrispettivo che viene messo a frutto nell'investimento sociale, cioè nella ragione sociale di queste organizzazioni, questo è importante. Quindi per dire che insomma il servizio civile è anche il modo di fare un master e quindi di investire su quello che potrà essere anche il proprio futuro professionale. Penso che sia anche una bella scelta quella di fare qualcosa per il quale si viene retribuiti in maniera del tutto dignitosa e nello stesso tempo avere la certezza, la soddisfazione di aver fatto qualcosa per gli altri. Salve, buongiorno. Come sappiamo, in natura un gruppo di cellule riunite formano un organismo, unite insieme formano un organismo e quindi hanno maggiore possibilità di sopravvivere, mentre una cellula singolarmente si autodistrugge, così come in un branco di animali, se vivono tutti insieme si aiutano fra di loro e quindi sopravvivono, mentre se una gazzella si trova da sola all'interno della savana, automaticamente ha più possibilità di essere mangiata, quindi di morire. Secondo lei questo principio come può essere, diciamo,
sfruttato all'interno della società, ovvero se un uomo finisce per preferire la propria libertà individuale anziché la libertà collettiva, quindi il bene comune, finisce per autodistruggersi, come si possono conciliare le due cose? Grazie. Intanto la ringrazio di questa biologia del volontariato che ha espresso in maniera così, così bella, suggestiva e corretta, insomma. No, io penso che questo possa essere applicato ovviamente, insomma, i nuclei sociali si formano proprio secondo questa logica biologica, insomma, del mettersi insieme, insomma, questo avviene dalla preistoria in poi, insomma, evidentemente, insomma, se non altro per difendersi dai pericoli, per difendersi dalla natura, insomma, cioè, sono passati millenni prima che l'uomo non avesse più paura della natura che sta intorno. Adesso forse un po' di paura dovrebbe recuperarla, perché forse avrebbe più rispetto della natura che ha intorno. Insomma, questo fa parte di quella che è la socialità espressa da una comunità, insomma. Io vedo in tante piccole comunità che ho avuto il privilegio di conoscere girando l'Italia in questi anni da neopensionato, insomma, io trovo che vado anche in centri piccolissimi che hanno una quantità di organizzazioni notevoli. Io immagino che anche a Maglie ci siano tante organizzazioni di vario tipo, associazioni filantropiche, associazioni che fanno bene agli altri, associazioni culturali, associazioni che mettono insieme persone che la pensano allo stesso modo, che hanno gli stessi hobby, magari sentono musica, che... Beh, questo è importante, perché sentirsi parte di queste cellule sociali, beh, insomma, si è meno soli, si esce da questa presunzione che è tipica del mondo della rete, per cui c'è una sorta di delirio di onnipotenza, per cui tutti pensano che individualmente possono risolvere i problemi del mondo, no? C'è un individualismo eccessivo, eccessivo. Tutto è, tra l'altro, nel richiedere un moltiplicarsi di diritti ai quali non fa di contraltare la coscienza di un insieme dei doveri, perché i diritti devono essere bilanciati dai doveri, insomma. E allora l'idea che i doveri esistano fanno parte di queste società, aggregazioni, comunità. La Costituzione lo dice molto bene, insomma, no? Cioè, si preoccupa solo di quelle segrete, che forse sono associazioni che contrastano il bene comune. E proprio perché non sono trasparenti, nascondono agli occhi degli altri un'iniziativa e una finalità di quel modo di stare insieme che probabilmente non fa parte del perseguimento del bene comune, perché comunque poi l'individuo può fare gli affari suoi, per carità, insomma, esistono le regole, ma nessuno impedisce all'individuo di pensare solo a se stesso, di fare l'eremita. Ecco, io penso che ci siano tanti eremiti che non sanno di esserlo, cioè non l'hanno scelto, che si sono trovati soli perché non sanno più parlare con gli altri, che sono magari straordinariamente connessi, ma forse faticano a reggere per più di 5 minuti il dialogo con una persona che ti guarda negli occhi. Insomma, io mi rendo conto che la tecnologia digitale a volte mi spinge a mandare un sms piuttosto che prendere il telefono e parlare con una persona, perché è molto più comodo, che non devo rispondere alle sue obiezioni. E siccome non ce l'ho davanti, forse scrivo delle cose che, se avessi i suoi occhi puntati su di me, probabilmente mi indurrebbero a fare una scelta diversa. Grazie. Grazie. Salve, la mia è una domanda più di attualità sul tema del rispetto. In questi giorni si sta parlando molto di bullismo nelle scuole tra alunni e professori. Io volevo sapere la sua opinione al riguardo e se crede che la situazione sia degenerata totalmente o ci siano delle strategie per arginare ciò.
Grazie. Ma lei ha toccato un tema di grande preoccupazione che credo rappresenti una vera piaga sociale, insomma, no? E credo che sia legata, diciamo, al deteriorarsi di alcuni rapporti umani, e questa forma di violenza si accompagna anche al degrado del linguaggio e alla perdita del rispetto nei confronti dell'altro, che purtroppo la rete incoraggia, perché anch'io sono perseguitato da alcuni haters, peraltro alcuni gli mando pure il mio telefonino, dice no, mi chiami così, mi parla, insomma, no, perché quando poi ci parli è diverso, no? Però insomma vedo che molti sono non ne ho tantissimi, per carità, però vedo che insomma alcuni pensano di arrivare e schiaffeggiare il prossimo con il dono dell'impunità, cioè come se girassero con il casco senza stare sul motorino e prendessero a schiaffi o peggio i cittadini che passano, probabilmente non lo accetteremmo. Insomma. Allora l'anonimato è una forma di libertà o una forma di vigliaccheria sulla rete? Beh, sarei interessato a fare un dibattito di questo tipo. Credo che sia preoccupante anche per la perdita di autorità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici in alcuni casi, che ovviamente si trovano a dover fronteggiare i problemi sociali che probabilmente quella comunità, quelle famiglie hanno colpevolmente scaricato sull'istituzione scuola. E questo è un grande problema del Paese e credo che sia un problema che va affrontato senza omertà, con il coraggio di anche di ovviamente di fare in modo che i responsabili vengano puniti e non vengano compresi. Diverso. Grazie. Grazie al dottor De Bortoli, perché è stato straordinario, di una straordinaria chiarezza, ma soprattutto umanamente ha passato messaggi molto molto importanti. Credo che inconsapevolmente abbia anche fatto un altro passaggio, cioè nel senso che si è invitato nuovamente in questa scuola per un nuovo dibattito sull'ultimo aspetto che ha affrontato. No, questa cosa mi piace molto, perché potremmo creare poi un incontro differente rispetto ai soliti, proprio un dibattito in cui diventano protagonisti realmente i ragazzi. E quindi ufficialmente, siccome poi si dice anche non c'è due senza tre, avremo con la disponibilità chiaramente del direttore il prossimo anno, poi troveremo, come abbiamo fatto quest'anno, un tema adatto. Io volevo dire questa cosa: il discorso che ha fatto il direttore De Bortoli sul bene comune è stato bellissimo, perché ci fa capire quanto ognuno di noi e l'apporto di ognuno di noi sia fondamentale, un po' come ha detto Virginia sul discorso del branco, sul discorso delle cellule, perché a volte noi pensiamo che il nostro comportamento, all'inizio ha fatto riferimento anche al fatto dell'ambiente, no? Che magari noi consideriamo l'ambiente, ciò che è fuori di noi, un qualcosa che non ci appartiene, per cui agiamo non rispettandolo. Anche per esempio buttando una carta dal finestrino della macchina, perché magari diciamo tanto chi se ne frega, un po' come fate voi, e questo è un tacito rimprovero, nelle vostre classi. Perché voi spesso, quando io entro, quando voi non ci siete, io trovo i banchi danneggiati, trovo i banchi incisi con non so con che strumento, col compasso, non so con che cosa lo fate. Quello rientra sempre nel bene comune, perché non sono nostre. La stessa presidenza dove io opero non è mia. Io devo rispettare il luogo in cui vivo e in cui lavoro, perché dopo di me ci sarà un'altra persona che prenderà il mio posto e dopo di voi ci saranno altri ragazzi
che occuperanno i vostri banchi e le vostre sedie. E non è carino, perché io vi dico sempre che se vostra madre vi vedesse scrivere sul tavolo del salone, o voi in primis non scrivereste mai sul tavolo del salone della vostra casa, perché voi ritenete quella cosa vostra. Però lo fate con oggetti che non rispettate, con ambienti che non rispettate. Ecco perché il discorso che ha fatto il direttore, io vorrei che lo faceste veramente vostro, perché ogni nostro atteggiamento di rispetto nei confronti dell'ambiente e nei confronti dell'altro, di ciò che è fuori da noi, che però deve essere considerato sempre con rispetto, secondo quelli che sono i principi della Costituzione e dell'agire democratico, il rispetto dell'altro. Se ognuno di noi nel suo piccolo agisce e si comporta in questo modo, indipendentemente da quello che fanno gli altri, ma io lo faccio perché penso che ci siano dei valori che è giusto che vadano rispettati, che ci sia un ambiente che è giusto che vada rispettato, che ci sia un altro rispetto a me che deve essere rispettato nel suo carattere, nelle sue fragilità, nella sua diversità, nell'essere diverso rispetto a me. Alla fine io ne ottengo un utile da questa cosa, però dobbiamo metterci in gioco in primis noi stessi, perché tra l'altro, siccome si dice che c'è sempre una coscienza, se io agisco bene, io mi sento bene. Non è vero che magari agire in maniera, come è successo quel video, l'avrete visto tutti, di quell'alunno che al professore impone di mettere sei, di inginocchiarsi, eccetera, eccetera. Quando poi questi ragazzi si fermano e rimangono da soli, vi assicuro che hanno delle fragilità che sono molto più forti rispetto a chi sa di agire consapevolmente, perché chi agisce bene, chi agisce consapevolmente, chi agisce nel rispetto, ripeto, di ciò che lo circonda, esseri umani o cose o ambiente, vi assicuro che vive bene e si sente bene. Per cui fate tesoro di quello che ha detto il direttore, veramente, interiorizzate, fateli vostri questi valori e cominciate a rendervi conto che il vostro apporto singolo, unito ad altri apporti singoli, crea veramente una società e un mondo migliore. Grazie al direttore De Borteri e grazie a voi.